Oggi è 16 febbraio 2019, faccio il secondo video del giorno, parlerò del noleggio automobili a breve termine, meglio conosciuto come car sharing. Doveva essere l'argomento del primo video, però alla fine insomma, ho deciso di farlo come argomento del secondo video, vabbè, pazienza. Tanto i due video usciranno insieme. Bene. Io ultimamente mi sono iscritto a vari siti internet che offrono la possibilità di noleggiare automobili o motorini a breve termine. Ho scaricato anche le relative applicazioni sul telefono. Insomma, si paga a seconda del tempo impiegato, non è chiaro se si paga anche a seconda della distanza percorsa. Un lato positivo è che viaggiare col car sharing costa molto meno che viaggiare in taxi. Però ci sono anche lati negativi. Allora, sì, intanto, che volevo dire? Sì, stavo pensando di parlare del servizio gestito dall'ATAC, ma per me quello è troppo scrauso, forse non merita neanche di essere menzionato. È il più caro che ho trovato, e in più ricordo che alcuni anni fa era necessario parcheggiare l'automobile nella stessa stazione di partenza. Cioè, ma se prendo un'automobile, perché devo andare da un'altra parte? Non è che devo tornare là. Cioè, poi dipende, vorrei pure avere bisogno di tornare là, ma è un caso raro. Poi non so se hanno cambiato sta cosa, però continua a essere caro. Anche se fanno lo sconto per gli abbonati Merlbus, e vabbè, però è troppo caro anche per gli abbonati Merlbus. Ecco, parliamo di altri servizi gestiti un po' meglio, ma che comunque hanno i loro difetti. Ecco, ho trovato Sharango, Car2Go, Enjoy, Zigzag e Cultra, non so come si pronuncia. Ho trovato tutti questi su, insomma, nel sito www.urbi.co. Sì, c'è il dominio colombiano. Insomma, 3 di questi noleggiano automobili, gli altri due noleggiano motorini. Qual è il lato negativo? Allora, il lato positivo è che è possibile parcheggiare in una stazione diversa da quella di partenza. E anzi, so che ho bene, non è neanche necessario parcheggiare in una stazione. È possibile parcheggiare in un qualunque parcheggio pubblico, purché si trovi nella zona di copertura. E qua, dovrei spiegare alcune cose. Cos'è la zona di copertura? È la zona dove, insomma, la società che gestisce il servizio ha il pieno controllo. Forse ci stanno le telecamere, non lo so. Comunque, sì, bisogna parcheggiare per forza in quella zona. A Roma
un problema. Non tutti i quartieri sono coperti dal servizio. Parlo di tutte queste cinque società che ho menzionato. Share and Go, Car2Go, Enjoy, Zigzag, Ecultra. Ma che stiamo a fare? Qua leggo un articolo. Ah, ecco, 18 gennaio 2019, quindi abbastanza recente. M5S vuole car sharing anche in periferia. L'obiettivo è allargare la rampa di copertura dei tre operatori. Sarebbe ora. Ah sì, parlo di Enjoy, Car2Go e Share and Go. Ok, cioè quelli che noleggiano automobili. Eh sì, sarebbe ora di fare sta cosa. E io spero che la giunta Raggi faccia questa cosa. Se la fa, può darsi pure che voto per Virginia Raggi alla prossima elezione. Altrimenti no. Comunque è sicuro che non voterò per il Movimento 5 Stelle alle elezioni nazionali. Vabbè, chiusa sta parentesi, andiamo avanti. Allora, sì, abbiamo visto, certi quartieri di Roma stanno nella zona di copertura, altri no. E vabbè, un lato positivo è che è possibile parcheggiare anche nei posti limitati delle strisce blu, a gratis. E anche in certi posti segnati con le strisce gialle, non in quelli riservati ai disabili, però in quelli riservati ai residenti, sembra di sì. Poi è possibile accedere alle zone a traffico limitato, niente male, eh? Però c'è il problema che le periferie non sono coperte, cioè sì, con l'automobile a noleggio vorrei pure andare in periferia, però poi devo tornare nella zona di copertura. Perché devo parcheggiare là per terminare il noleggio. Cioè, sì, devo parcheggiare nella zona di copertura. Ma di che stiamo a parlare? E vabbè, Urbi fa il confronto tra Share and Go, Car2Go ed Enjoy. Ecco, Share and Go è il car sharing che non inquina, perché le automobili sono elettriche. Ecco, questo è molto positivo, a primi gusti. Poi, Car2Go noleggia Smart, 4-2 e 4-4, mentre Enjoy noleggia Fiat 500. Non parlo delle Fiat 500 degli anni 60, bensì di quelle nuove. Poi per tutti e tre c'è scritto free floating, che non so che significa. Infatti non capisco questo abuso di parole straniere, soprattutto inglesi. Poi per Enjoy l'iscrizione è gratuita. Bisogna pagare 25 centesimi al minuto quando si guida. Sì, infatti poi il costo viene addebitato sulla carta prepagata. Ah già, perché io ho fatto iscrizione con la carta prepagata? Ah già, perché ricordo. Ah già, un altro difetto del servizio di car sharing dell'ATAC è che non so come funziona ora, ma una volta chiedevano la carta di credito. Cioè,
non a carta prepagata, bensì a carta di credito propriamente detta. Poi non so se hanno cambiato pure sta cosa. Assurdo. Cioè, per il semplice fatto che è gestito dal comune, cioè comunque da una società comunale, dovrebbe funzionare bene. E invece funziona peggio dell'altri. Poi, Cartugo, registrazione gratis, ah, una volta che erano 9 euro e mo è gratis, e danno pure ricevere il bonus, tariffe da 24 centesimi a 20 centesimi al minuto, ah, forse 24 per la Smart 4 e 26 per la Smart 4, può darsi. Poi, Share and Go, ah, c'è lo sconto per chi mette il codice nel sito quando fa iscrizione, il codice URB, ah, URBI 18, ah, URBI tutto maiuscolo e poi 18. Ah, e c'è la tariffa di 24 centesimi al minuto per un anno, poi diventa 28 centesimi al minuto, comunque è conveniente. Poi ci stanno Zig Zag ed Ecoultra, che invece noleggiano motorini. Ok, in ogni motorino ci stanno due caschi, se ho capito bene. Questi motorini sono omologati per due persone. Bene, mi piace. Però c'è sempre un problema della zona di copertura. Eh sì, perché cioè, bisogna parcheggiare per forza nella zona di copertura per terminare il noleggio. Ma che stiamo a fare? Poi ho visto che le zone di copertura di queste società sono più o meno uguali. E quindi vengono due ipotesi. Una è che queste società fanno cartello, cioè si mettono d'accordo perché così tutte queste società fanno condizioni scrause e quindi spendono meno e ci guadagnano lo stesso, cioè quindi spendendo meno guadagnano di più a parità di soldi ricevuti dai clienti. Un'altra ipotesi è che invece coprono solo le zone dove c'è più domanda di veicoli e le altre zone non contano niente. Anzi, secondo me dovrebbero avvantaggiare le periferie con il car sharing, soprattutto perché il trasporto pubblico è scarso. E anzi, forse queste società ci guadagnerebbero pure a migliorare il servizio nelle periferie. Anzi, sarebbe meglio se la zona di copertura comprendesse tutta l'Italia ed eventualmente anche altri stati. Ah già, poi ho visto che alcune di queste società vietano di uscire dall'Italia con il veicolo a noleggio. Vabbè, pure con questo ci sarebbe a fare un discorso lungo. Vabbè, mi è rimasto poco tempo, non so che altro di, vabbè, penso di dire le cose più importanti, quindi chiedo qua, se avete domande fatele, vabbè, grazie per l'attenzione.